Qui più passano i giorni, più aumenta la roba. E vabbè, comunque è ora di andarsene, ragazzi. Sto per fare check out. Ciao ciao stanzina, ci vediamo. Boh, mi sa che non ci vediamo. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica di uomini. Io sono stato fortunato, ho preso quello con la buona fortuna. Infatti c'è scritto: il sole sta splendendo sopra di te. Io sono stato fortunato. Il sole sta splendendo sopra di te. Ragazzi, sono arrivato a destinazione e come al solito la fortuna non è dalla mia parte. Sono a Kyoto, nella prefettura di Kyoto. Questo qua dietro è il ryokan dove alloggio per 3 notti e è molto carino, è particolare, vabbè, classico stile giapponese. Adesso io sono sotto l'acqua e volevo andare a vedere il padiglione d'oro, ma mi sa che questa pioggia è uno sbrilluccica. Amici, stiamo adesso per entrare al Kinkakuji, che è anche conosciuto come il padiglione d'oro, e questo perché è ricoperto da foglie d'oro ed è un antico tempio zen dove si ritiravano dei monaci. Adesso ovviamente è un'ambitissima meta turistica. I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in. Sto andando e sto soprattutto sfidando il maltempo per andare al Ryoanji, che è, sembra una cosa brasiliana ma in realtà non è brasiliana, Ryoanji, è un giardino zen che dicono sia bellissimo. Voi direte, chi lo dice? Lo dice il foglio dove mi sono appuntato tutto il programma da fare. Speriamo che sia bello, perché sennò piena cifra d'acqua, vanno a vedere, sono quasi 2 chilometri a piedi. Dancing in the rain, da da da, da 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 da. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Sì, vabbè, bello tutto, però questi mi hanno fatto pagare 4 euro per vedere 15 rocce. Ma vedete mia nonna che breccole che c'è a casa sua, insieme mi ha fatta pagare. Roba da matti, oh. Ragazzi, sono tornato nel centro di Kyoto, ancora diluvia, e sto andando a vedere 2 antiche vie qui della città, se riesco a trovarle, perché non ho wifi. Ragazzi, sto tornando verso il mio ryokan, ma quanto fa Giappone questa strada così?
non so, mi ricorda tutti i cartoni animati dell'infanzia, Detective Conan, Holly e Benji, erano così i cartoni animati. O meglio, i paesaggi che si vedevano erano questi, insomma, quindi sembra proprio di essere dentro un cartone animato. Assomiglio poi un po' a Detective Conan. Oh, 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 Super Detective Conan. Ragazzi, sono tornato nella mia stanza qui a Kyoto e sto cenando, questa è la mia cena di stasera. Qui le piogge non smettono e anzi nelle ultime due ore si sono anche intensificate, diciamo. E infatti sono andato a vedere su internet se ci fosse magari un tifone, un uragano, qualcosa del genere, e infatti c'è un tifone e c'è il tifone Prapiron, così si chiama, stavo leggendo, e sta colpendo la parte meridionale del Giappone. Come al solito, quando è che deve venire il tifone? Quando Fabrizio va in Giappone. Mi sembra giusto. Quindi sto tra l'altro anche molto vicino al fiume, che si è ingrossato parecchio, il livello dell'acqua si è alzato di molto, il marciapiede lungo il fiume è stato tutto inondato dall'acqua e mancano penso un paio di metri che inonda pure la strada. Certo, dici, un paio di metri sono tanti, però se continua così, perché sta piovendo veramente veramente forte. Comunque vi faccio vedere la mia stanza. Questo posto dove mi trovo è un classico ryokan giapponese con tatami a terra. Questo qui è il tatami, questo classico tappeto tradizionale giapponese. Queste sono le ciabattine che ho rubato all'altro hotel, che sapevo sarebbero state consone per l'occasione. E questa è la stanza, insomma, piccolina però essenziale. Quello è il futon, ovvero il letto tradizionale giapponese che mi dovrò fare da solo, e questo qui è il tavolino piccolissimo dove sto avendo la cena. Ragazzi, speriamo che il tifone non causi troppi danni. O bene, se torniamo vivi da questo viaggio è un miracolo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto, vi do la buonanotte e ci vediamo domani. Sì, penso di sì. Buonanotte. Ogni mistero per Conan non è più un mistero. Distingue il falso dal vero con abilità. Conan, solo lui sa cosa fare, solo lui sa dove andare, solo lui sa chi cercare per scoprire poi la verità. Super Detective Conan.